Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo del PS4 Cherry Picker della Radial. Radial, azienda leader canadese nella costruzione di apparecchiature professionali, questa volta si cimenta in uno switcher per preamplificatori in grado di farci passare da un preamplificatore all'altro utilizzando un singolo ingresso microfonico in questo caso. Come vediamo dallo schermo, sto utilizzando l'ingresso del mico che normalmente utilizzo per fare le recensioni, che vediamo posteriormente nell'input, e i due out che vanno al NIV e al mico. L'ultima è l'alimentazione che viene fornita di serie e che ci consente di accendere la Phantom 48 volte per il microfono che sto usando in questo momento. Ho collegato il mio 414 all'input ingresso posteriore e le due uscite, come descritto, a due preamplificatori differenti. Vediamo come funziona. Nel pannello anteriore troviamo lo switcher per la Phantom, i selettori 1, 2, 3 e 4 per la selezione del preamplificatore scelto. In questo caso sto utilizzando il canale 2 a cui è collegato il mico. Per passare sul NIV clicco sul canale 1 ed ecco che la mia voce passa adesso attraverso il NIV. Notiamo ovviamente più presenza proprio per le caratteristiche di preamplificazione differente. Ma da notare la pulizia e la facoltà di switching che non ci fa ascoltare alcun tipo di clip durante questa operazione. È un sistema utilissimo per poter scegliere il preamplificatore adatto al microfono che sto utilizzando nella fase di registrazione, soprattutto delle voci, in cui il microfono e il preamplificatore vengono scelti in base al tipo di cantante che sta registrando in quel momento. Radial Cherry Picker è uno strumento estremamente utile sia dal vivo sia in studio di registrazione. È in metallo molto solido come tutte le produzioni Radial e ci garantisce una performance sempre ottimale in ogni situazione. Funziona in maniera seriale, quindi non possiamo mandare lo stesso segnale ai quattro preamplificatori eventualmente collegati contemporaneamente, ma soltanto uno per volta. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce e affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!